Centro Ricerca Alfredo Galmozzi ha pubblicato con il patrocinio della Fondazione Francesco Arata un importante libro di Helga Arata e Vittorio Adenti dal titolo Crema Moderna. L'aggettivo moderna è un esplicito riferimento a quel movimento culturale che, soprattutto in molti paesi d'Europa, prima e dopo la Prima Guerra Mondiale, ha voluto introdurre forti elementi di novità, specialmente in architettura e nel design. Il sottotitolo del libro chiarisce poi ulteriormente e delimita anche l'ambito del lavoro, sottotitolo che è Architettura fra razionalismo e Novecento a Crema e nel Cremasco, 1920-1940. Si tratta infatti di un'analisi critica, di una ricerca molto dettagliata che riguarda Crema ed il Cremasco inteso in maniera estesa, che comprende, tanto per intenderci, Soncino e Castelleone. Una analisi delle principali opere architettoniche realizzate in quest'ambito territoriale nel ventennio. Gli autori giustamente sottolineano che l'architettura nel periodo fascista non è un tutto omogeneo e non è solo di regime. Schematizzando, potremmo dire che all'inizio il fascismo favorì o comunque non vietò un'architettura moderna, nel senso che dicevamo, razionalista ed anche un poco futurista, che in diversi paesi europei si andava affermando. Poi invece, nel corso degli anni 30, man mano che passava il tempo, giunse il fascismo ad una aperta esaltazione del recupero degli elementi più tradizionalisti della scuola italica, in certi casi con una retorica celebrazione della Roma imperiale. Questo ritorno al classicismo assunse forme diverse e ovviamente si estrinsecò in realizzazioni di diversa qualità, anche dal punto di vista estetico. Comunque in materia, il regime fu, fino agli ultimi anni almeno, abbastanza tollerante, anche per gli scontri interni al regime stesso. Sono noti, per esempio, i contrasti fra Bottai e Farinacci, il quale volle realizzare, pure per questi contrasti, un fascistissimo premio Cremona di pittura in contrapposizione anche al più liberaleggiante, tra virgolette, premio Bergamo. Arata ed Adenti analizzano dunque le realizzazioni nel Cremasco in quel determinato periodo, soprattutto per quanto attiene l'urbanistica e le opere pubbliche, e ne individuano le caratteristiche di fondo. Si tratta di un'architettura che segue i canoni dell'essenzialità, dell'ordine, della proporzione, di un'architettura che rifugge dal decorativismo, un'architettura non autonoma, funzionale cioè ai principi del regime, funzionale per esempio ai principi dell'educazione delle masse, soprattutto dei giovani, educazione che doveva essere globale, totalitaria, tesa a forgiare l'uomo nuovo dell'era fascista e che portò allo scontro anche con la Chiesa Cattolica. Alla fine del libro, gli autori, nella conclusione, manifestano un auspicio che si possano conservare le residue testimonianze dell'architettura costruita tra le due guerre come testimonianza storica collettiva e non si giunga più a bollare come architettura fascista un edificio per giustificarne la demolizione per interessi privati. È un auspicio che si può assolutamente condividere. Tolti gli elementi di pura esaltazione propagandistica, i fasci, le M di Mussolini, le iscrizioni retoriche talvolta apertamente bellicistiche, di cui comunque bisognerebbe conservare memoria archivistica, è bene che gli edifici nel complesso rimangano, vengano magari restaurati e, se possibile, riutilizzati, vengano comunque studiati, a documentazione di un tragico periodo della nostra storia, periodo che non si deve assolutamente dimenticare. I
Il Centro Galmozzi è un'associazione di volontariato che svolge la funzione di memoria storica del territorio cremasco. Da sempre è stato svolto un lavoro di ricerca e raccolta di materiale che è stato catalogato e archiviato. Abbiamo deciso di valorizzare questo materiale rendendolo fruibile al pubblico sul nostro sito. Entrando nel sito centrogalmozzi.it e cliccando su archivio potete accedere alla pagina dedicata. Qui potete vedere l'anteprima dell'archivio fotografico e dell'archivio audiovisivi. Cliccando su audiovisivi si aprirà una schermata dove potete vedere tutti gli audiovisivi divisi per progetti. Cliccando su un progetto si aprirà una pagina dove potete vedere la foto del progetto e una breve descrizione. Sotto i video sono divisi tra montaggi e interviste. Aprendo la scheda di un montaggio troverete il collegamento diretto con YouTube, dove potrete visionare il video. Accanto troverete i dati riferiti al montaggio selezionato. Aprendo le interviste e cliccando su una scheda troverete i dati relativi all'intervista e il tasto Richiedi intervista. Nella parte alta della pagina audiovisivi potete trovare la ricerca, che vi permetterà, inserendo una parola chiave, di trovare i video relativi. Cliccando su Fotografie si aprirà la schermata relativa all'archivio fotografico, dove potrete vedere tutti i percorsi. Cliccando sul percorso si aprirà una scheda dove potrete vedere tutte le foto relative al percorso. Aprendo la scheda della fotografia potete trovare i dati riferiti ad essa. La ricerca fotografica funziona come quella degli audiovisivi. Ora vi spiego la ricerca avanzata. Qui troverete più campi da inserire. Questa ricerca può essere svolta per le fotografie, per gli audiovisivi o per entrambi contemporaneamente. Una delle realtà scolastiche più amate di Crema viene raccontata nella sua evoluzione storica a partire dalla metà dell'Ottocento. La costruzione della nuova sede negli anni 30, il passaggio al metodo Montessori nel secondo dopoguerra, la guida illuminata di maestre come Iside Franceschini e Maria Thévenet. La vicenda che ha posto il Montessori nel cuore della città è ricostruita dando voce ai ricordi e ai racconti di chi quella storia l'ha vissuta come alunno, come docente, come genitore, e ne restituisce, con gratitudine e riconoscenza, il senso di una realtà viva, feconda, al passo con i tempi ed insieme capace di futuro. Sono state giornate particolarmente intense, avevamo l'orario di inizio ma non l'orario di fine, mettiamola così, perché comunque col fatto che tanti ospedali sono stati chiusi, perché ovviamente c'era carenza di ossigeno, posti letto, rianimazione eccetera eccetera, abbiamo dovuto fare dei viaggi molto lunghi, anche più di 100 km per paziente. Salve a tutti, sono la mamma di un bambino di 7 anni e mezzo
che ha una disabilità dovuta a una malattia genetica rara. E vi voglio raccontare brevemente con questo video come noi stiamo vivendo questo periodo confinati in casa a causa del coronavirus. Insieme, poco per volta, passo dopo passo, abbiamo aggiustato il tiro e proposto a Tommy delle attività che fossero sempre più alla sua portata. Per esempio, niente video lezioni o terapia a distanza, che abbiamo appunto provato, ma Tommy non riusciva a seguire per un problema di attenzione che è proprio dovuto alla sua patologia. Sono stati certamente dei momenti difficili, quelli degli ultimi mesi che abbiamo vissuto, però un ricordo molto forte che ho è stato quando sono stato autorizzato ad entrare per visitare mia mamma che si trovava in gravi condizioni. Ricordo il lungo ma ordinato corridoio del Kennedy che ero abituato a vedere sempre pieno di gente, pieno di familiari e di ospiti. Non c'era nessuno chiaramente in quel momento. E ricordo poi gli infermieri, i medici che mi hanno accolto, che con simpatia mi hanno aiutato a indossare i dispositivi e poi mi hanno accompagnato da mia madre. È stato un momento effettivamente molto forte. L'handicap ai tempi di coronavirus con nostro figlio. Praticamente tutte le conquiste che erano già insufficienti fatti fino ad oggi si sono azzerate a partire dai primi di marzo. Alberto è un ragazzo gravemente disabile con scarsa autonomia. E Alberto è inserito in un centro diurno, poi durante l'anno Alberto aveva questi momenti di sollievo per lui e sollievo per noi, che potevamo fare i nostri viaggi, fare le nostre anche piccole attività senza dover accudire sempre Alberto, e il coronavirus ha mandato all'aria un po' queste cose. A marzo la pandemia era al suo livello massimo, i centri sono stati chiusi. Ci troviamo con un figlio da gestire 24 ore su 24, una casa da spesa e quant'altro, dove non potevi uscire, non puoi, avevi delle limitazioni, avevamo perché adesso sembra che si possa almeno quello. Comunque, organizzare quindi tutto l'ambito di gestione familiare e la gestione di questo grande ragazzo di 70 kg. Cari concittadini, care concittadine, non avrei mai voluto arrivare a fare un appello di questo tipo, ma il momento me lo impone. Me lo impone la coscienza, perché è veramente un momento difficile. Solo il senso di responsabilità di tutti ci aiuterà a uscire da questa situazione. Quindi vi chiedo, vi supplico veramente di stare a casa. In questo periodo non uscite, tenete a casa i vostri figli.